Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi parliamo di... questa è dura, rischio di far cambiare canale a tutti. Gattini! Guardate tanti bei gattini pucciosi! No, oggi parliamo di fisica quantistica. Boni, Boni, c'è comunque un gattino anche nel canale di cui parliamo oggi. Cominciamo, sigla! Io ho fatto il liceo scientifico. Avendo fatto il liceo scientifico, non posso dire di essere un fisico, ma quantomeno ho una buona infarinatura di fisica, di scienze naturali, di meccanica, di elettronica più che di un'infarinatura, oserei dire una spolverata, perché per esempio abbiamo studiato il diodo come valvola termoionica, per cui alla fine della fiera molte cose le ho dovute poi imparare con il tempo, con l'esperienza o studiando su altre fonti. Una delle cose che trovo sicuramente molto interessanti sono le soluzioni per studiare, per scoprire determinate materie, per scoprire degli argomenti come la fisica, per esempio sui social. Ci sono moltissimi canali educational che sono molto molto interessanti. Il canale di cui voglio parlarvi oggi è un canale che si occupa di parlarci di fisica quantistica, ma anche di arte. Il canale è gestito dal gatto Gualtiero, che con l'aiuto del suo padrone e spacciatore di crocchette Alan ci parla appunto di argomenti inerenti alla fisica, argomenti inerenti all'ambito della fisica quantistica e della scienza naturale in genere, argomenti che riguardano l'arte, ed è un canale veramente molto interessante. Sto parlando del canale Curious. Quindi prima di cominciare vi lascio il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, iscrivetevi, state certi che non ve ne pentirete, perché al di là del parlare degli argomenti inerenti alla fisica, quello che troverete è che si parla di questi argomenti con moltissima simpatia, con la giusta dose di umorismo, in maniera tale che non diventino delle noiosissime presentazioni dell'argomento che vi portano via veramente la testa. No, al contrario, ci sono molti video molto di intrattenimento, molto divertenti. Alan e Gualtiero sono molto simpatici, ed è appunto con grandissima simpatia che riescono ad affrontare ogni argomento. Voglio darvi un po' un'idea di quello che trovate sul canale, e comincio col segnalarvi un video che sicuramente può essere molto utile in questo periodo in cui torna in voga la teoria della Terra piatta. Una cosa che lascia veramente interdetti. Quindi, primo video che vi segnalo, Cristoforo Colombo e la bufala della Terra piatta. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, vedrete che è molto ben fatto, che l'argomento è trattato in maniera molto rigorosa, ma scoprirete anche la grande simpatia di Gualtiero e di Alan. Se andiamo ad analizzare determinati argomenti di fisica quantistica, già la base dell'argomento può essere molto complessa, può essere qualcosa di particolarmente ostico, ed è difficile riuscire a capire un concetto, magari con la simpatia. Eppure Alan e Gualtiero riescono a presentarci argomenti veramente complessi con una simpatia e anche con un umorismo totalmente inaspettati, ma decisamente funzionali. È il caso del video in cui ci parlano del bosone di Higgs, ci spiegano cos'è questo bosone di Higgs, e ce lo spiegano facendoci un esempio sicuramente che aiuta molto a chiarire la situazione, e sicuramente molto inaspettato. Talmente inaspettato che non vi faccio spoiler, ma solo del titolo del video. E infatti il secondo video che vi segnalo è il bosone di Higgs spiegato con l'aiuto di un gatto e di una nuotatrice ungherese. Lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata, riuscirete ad avere le idee più chiare sul concetto del bosone di Higgs grazie all'aiuto di Gualtiero
e dategli un'occhiata. Su Curious sono stati realizzati dei lavori che sono, per così dire, autoconcludenti, dei video in cui si tratta un singolo argomento, ma sono anche state realizzate delle playlist veramente molto interessanti in cui si cerca di approfondire determinati argomenti della fisica. C'è una playlist che io ho trovato veramente molto interessante, molto ben fatta, ha richiesto tantissimo lavoro e merita veramente di essere diffusa. È una playlist del canale che ci parla della teoria della relatività. Non solo della teoria della relatività in sé, ma di tutto quello che ha portato poi alla teoria della relatività espressa da Albert Einstein. C'è tantissimo e sono un po' di video. Infatti non voglio segnalarvi un video, voglio segnalarvi l'intera playlist, perché è una cosa che merita veramente tanto, è stata fatta con veramente una cura quasi maniacale, eppure è stato fatto con lo stile dei video di Curious, quindi è stato fatto con uno stile fresco, simpatico, con la gentile collaborazione del Micio Gualtiero, è stato fatto in maniera un po' irriverente, un po' divertente, ma comunque molto di intrattenimento eppure molto istruttivo. Quindi come ultimo video voglio segnalarvi questa playlist, vi invito a dare un'occhiata con calma a tutti i video di questa playlist perché sono molto interessanti e vi invito anche a condividere questa playlist perché tutto il lavoro che c'è alle spalle merita di avere la giusta visibilità. Allora, analizziamo la teoria della relatività nella playlist che vi lascio linkata sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, date un'occhiata a tutti i video, ma comunque andate sul canale di Curious, iscrivetevi, date un'occhiata un po' a tutti i contenuti di Alan e del Gatto Gualtiero, troverete che sono veramente molto divertenti, eppure, come ripeto, molto molto istruttivi. Sono dei contenuti fatti con molta intelligenza, con molto studio alle spalle e in maniera di essere di pieno intrattenimento, in maniera da non annoiare. Inoltre il progetto Curious è un progetto molto più grande, alle spalle c'è un'associazione, in questo momento stanno lavorando ad un libro, c'è veramente tantissimo e vi invito a scoprire questo canale, una piccola perla nell'ambito educational di YouTube, una perla che merita di luccicare nel mondo di YouTube perché sono veramente molto bravi, c'è veramente tantissimo lavoro alle spalle. Penso che sia un canale che merita veramente tantissimo. Parliamo dell'argomento del giorno, ma relativamente, perché io in realtà non sono un grande educatore, quindi non mi reputo in grado di poter discutere di fisica quantistica. L'idea in realtà è quella in generale dei canali istruttivi, dell'ambito dello YouTube educational e dell'approfondire determinate materie utilizzando i social. Perché la mia vuole essere una domanda: secondo voi le piattaforme social come YouTube, ma anche come molte altre piattaforme social, possono essere uno strumento che può servire e funzionare per l'istruzione, possono permettere di diffondere la cultura, oppure no, perché moltissimi contenuti disponibili sui social, vedi YouTube, vedi Instagram e non solo, tendono ad essere frivoli e gli ambiti culturali rischiano di essere delle nicchie molto ristrette? Oppure la verità sta nel mezzo? L'educational può essere un contenuto molto importante e da nicchia molto ristretta può cominciare a ritagliarsi uno spazio più importante nell'ambito social, anche se comunque nell'ambito social resteranno i contenuti frivoli. Che cosa ne pensate? Parliamone, come sempre, nei commenti qua sotto oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per avermi accompagnato lungo questa passeggiata. Se sono riuscito a farvi scoprire
un canale YouTube interessante, o se sono riuscito almeno a farvi conoscere un gatto veramente simpatico come Gualtiero, vi invito a mettere pollice in alto e a condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che non solo è un buon profumo molto gradevole quando si sta con gli altri, ma iscrivendovi al mio canale scoprite sempre dei canali YouTube nuovi e interessanti, e quindi questo buon profumo vi permette anche di diffondere un po' la cultura. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!